preso appunti e come spesso accade in questi seminari imparo molto di più di quanto possa contribuire come linguista e come rappresentante di un gruppo di colleghi e di amici che sono accanto a me in platea e che ringrazio di essere venuti. Soltanto due o tre spunti tra le tante cose molto interessanti che abbiamo sentito stamattina. Alcune di queste delle osservazioni di Zaccaria, di Guido e anche di Porto, oltre a argomenti molto acuti sempre di Guido Meris, sono ben riassunte nel bel contributo di Laura Tafani nel volume che era in distribuzione stamattina, esito proprio di questo progetto di seminario di Pavia, di convenzione di Pavia di cui ha parlato Guido Meris, e cioè per esempio la stratificazione degli interventi normativi e la iperspecializzazione del contenuto delle leggi e la difficoltà per quanto riguarda gli organi di controllo sull'impatto della legislazione, che sappiamo sono attivi da tanti anni, difficoltà nel seguire la complessità dell'iter di formazione del testo giuridico. Viene quasi da pensare che il problema linguistico sia, se vogliamo, l'ultimo dei problemi, perché il problema di fondo è il problema politico che è stato sollevato sia dal professor Zaccaria sia dal professor Guido, cioè il problema di, nella realtà, quanto spazio c'è per agire, incidere sulla lingua, quanto tempo c'è? Non c'è tempo, perché gli interventi sono condizionati dalla urgenza di arrivare alla conclusione dei procedimenti. Non c'è l'autorevolezza del comitato, cioè l'autorevolezza del comitato non è pari a quella della commissione bilancio, che invece può fermare la legge quando c'è qualche difetto proprio economico. Quindi l'impressione che riceve il linguista è che la competenza ci sia e la consapevolezza dei problemi ci sia da parte dei legislatori e degli operatori, anche soprattutto degli operatori delle commissioni e degli organi ministeriali, degli organi parlamentari, ma che poi di fatto la possibilità di intervenire sia minima dal punto di vista linguistico. È proprio questo che mi sconcerta un po'. Però coglierei senz'altro il suggerimento, lo stimolo che ci ha dato prima Stefano Battini introducendo questa mattinata alla azione di formazione dei tecnici della legislazione e ricordo che nell'intervento di Laura Tafani, nel saggio di Laura Tafani, si parlava di due possibili soluzioni per migliorare la qualità della legislazione, due vie diverse. Una era dal rilievo costituzionale alle regole di tecnica legislativa e quindi rendere costituzionalizzare la qualità della legge, impedire che leggi fatte male dal punto di vista linguistico siano poi varate e firmate. Oppure la riforma dei regolamenti parlamentari, e cioè intervenire a monte sulla regolamentazione delle attività del Parlamento e dare più, sempre che questo sia realizzabile, insomma, adesso io vedo, ho sentito un parere molto, molto duro e secondo me molto concreto, un richiamo molto concreto alla realtà da parte di Guido, fare in modo che il Parlamento riprenda
voce in capitolo nella stesura delle leggi, cioè che le leggi non siano più provvedimenti omnibus, provvedimenti che sono tutti quanti in capo all'esecutivo e il Parlamento non faccia altro che ratificarli. Altrimenti, cioè, discutere sulla lingua non ha più neanche molto senso, insomma, perché la lingua è l'ultimo dei problemi. Questa è l'impressione che si ricava. Io però sono, insomma, cerco di essere ottimista e penso che qualche contributo il linguista lo possa dare. Noi abbiamo fatto vari studi, insomma, colleghi qui presenti e altri studiosi di grande spessore hanno esaminato con grande acume la qualità e anche linguistica e i difetti linguistici delle leggi. Quindi l'occhio dell'esperto di redazione, tra l'altro io suggerirei di trovare un termine comune, metterci d'accordo su come chiamarlo questa tecnica di redazione legislativa, tecnica di legislazione, drafting. Io preferirei il termine italiano, insomma, se vogliamo che ne sono drafting, ma mettiamoci d'accordo sul termine comune da dare a queste tecniche. Secondo me il contributo dei linguisti comunque può essere importante, però certo è a monte un problema soprattutto politico quello che si pone, un problema politico, un problema di regolamentazione. E chiudo, un dato veramente molto importante degli ultimi 20 anni che ha sottolineato Valerio Di Porto è la pressione che ci è venuta dal contesto globale, comunitario, internazionale, non soltanto comunitario, ma anche proprio della globalizzazione, e la pressione dal basso delle leggi e dei regolamenti regionali, che pure complicano rendono anche più sfaccettato il quadro linguistico della legislazione, perché introducono dall'esterno elementi che vanno tradotti, per esempio il tema della traduzione dei testi delle direttive comunitarie è un tema chiave, e termini e decisioni anche, io me ne sono accorto modestamente andando a guardare alcuni provvedimenti regionali, spesso anche le leggi regionali producono lingua che emerge, che arriva anche a livelli più alti, con degli effetti anche interessanti sul piano linguistico, che insomma sarebbe utile esaminare. Quindi lo spunto di Stefano Battini è: lavoriamo sulla formazione, cioè collaboriamo per la formazione, al rafforzamento di tecnici che abbiano anche una consapevolezza di natura linguistica, non soltanto sulla regolamentazione, che è un dato fondamentale, però l'impressione è che questi organismi si occupino soprattutto l'impressione mia da profano, si occupino soprattutto delle tecniche legislative dal punto di vista della regolamentazione e dell'omogeneità tra le varie leggi, che non della lingua, che non delle parole.